Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito. Amici, buongiorno e buon sabato a tutti. Che abbiamo di bello oggi? Faremo gli supplì alla romana. Per cui abbiamo bisogno del buon riso, del buon ragù, una cipolla per tostare il nostro riso, poi abbiamo bisogno del buon parmigiano per amalgamare il riso col ragù, le uova per far aderire il pan grattato e all'interno farcito con della provola affumicata, perché i miei li farò con provola affumicata. Naturalmente metterò nel riso un po' di pepe nero, sale giustamente, olio d'oliva dove verrà tostato e per la frittura olio di arachide. Mi vado a tagliare per prima cosa la cipolla. A questo punto abbiamo la cipolla e prendiamo dell'olio extravergine di oliva e andiamo a mettere in padella e andiamo a tostare il nostro riso. L'olio è caldo, adesso vado a mettere la cipolla. Nel frattempo su ho messo una pentola di acqua per far cuocere poi il riso. A questo punto vado a mettere la cipolla e l'olio caldo e vado ad appassire la nostra cipolla, sempre buona, dolce, di Tropea. La nostra cipolla è ben appassita, adesso vado a mettere il riso e fiamma bassa vado a tostarlo. Bene, abbiamo tostato il riso, adesso vado a mettere un po' d'acqua, naturalmente bollente, e andremo ad aggiungerla man mano che diminuisce l'acqua. Bisogna stare attenti a girarlo sempre in modo che non si brucia. Ora andremo a mettere il sale nel riso. Vado a metterne un po' e poi aggiungere l'altro. Bene, a questo punto, come vedete, il riso è pronto. Vado a condirlo con il ragù. Questo modo il fuoco è sempre piccolino lento. Naturalmente questo è il ragù che ho fatto io e che poi ho surgelato nei barattoli, bello ricco di piselli. Vado a mettere un po' di noce moscata che ci sta bene, un po' di pepe nero che ci sta pure bene, adesso vado a spegnere e vado a mettere un bel po' di parmigiano. Io, come vedete, burro non ne metto perché a me il burro non piace. Metterò un po' di parmigiano in più perché, come sapete, è l'equivalente del burro. Al limite avrei preferito mettere un po' di olio, ma preferisco no perché l'ho assaggiato ed è saporitissimo. Adesso vado a prendere questa bella scodella grande in modo che qui mi si raffredda il riso
andiamo a farlo raffreddare, e quando sarà freddo, allora a quel punto andremo a fare i supplì. Bene, abbiamo qua il riso bello freddo e pronto per fare i supplì. Qui abbiamo una bella padella alta in modo da mettere l'olio di semi di arachide. Vado ad accendere e riscaldare l'olio e facciamo raggiungere 180 gradi. A questo proposito abbiamo qui il nostro misuratore di temperatura. In questo momento sono 35 e via discorrendo, poi andremo a misurare. Qui abbiamo il riso bello freddo. Da questa parte mi vado a mettere un paio di uova e me li vado a sbattere. Metto un pizzico di sale, poco poco, pizzichino. Tagliamo la provola a tronchetti. Ultimo tocco, metto un po' di parmigiano grattugiato nel pan grattato. Serve anche perché va a fare da legamento nel momento in cui vado a friggere. Bene, a questo punto inizio. Le mani ben pulite, vado a prendere il riso, metto un po' di provola affumicata, vado a chiudere in questo modo e vado a mettere nell'uovo in questo modo, dopodiché nel pan grattato, e il primo me lo vado a sistemare nell'olio in questo modo e vado a friggerlo. Per il secondo, ok, amici, buongiorno e buon sabato a tutti. Insomma, fare il supplì questo caura, avremo 35 gradi, non so se mi spiego. Bene, siamo in era di smartphone, cioè senza fili. I supplì praticamente vanno mangiati con le mani, vanno presi così, si dividono, dopodiché, se riesco a dividerle, la provola è come se fosse una cornetta, praticamente è un telefono con i fili. Ragazzi, cameraman, cameraman, vieni qui, ma su una favola. Ezio, ti prego, non sbavare, lo so, ora sono conciso, mi sbrigo subito. Guardate qua.
Guardate, non mi sono mai divertito così. Per domani sera ho il bis, metà di quella l'ho surgelata, così quando è, stasera facciamo supplì e dico sì, usciamo a, si fa scongelare e la sera fa una. A momenti c'è Ezio che sviene, ora 2 minuti, ma è la prima volta che continuo fino all'ultimo. Favolosi, li farò in seguitanza, sempre. Bene, saluto quelli che mi lasciano i messaggi, saluto a Martin Tetz, non so di dove sia, Pietro Piscitelli, Carmine Panico, Emanuele Neglia, che mi segue dalla Puglia, lui è sardo, e Rossella e Antonio, che sono 2 miei nipoti, a cui do un abbraccio e un bacione grosso grosso, compreso tutti i figlioletti. Bene, a questo punto devo ringraziare Ilaria o Yoko Otonashi, che è stata veramente bravissima, ha fatto il ragù come l'ho fatto io e anche lei si è fatta la scorta seguendomi nel metterlo nei barattoli e poi in freezer. Brava, brava Ilaria, nonché Kyoko Otonashi. Grazie. E come dice lo zio Roberto, fatele, provatele, al prossimo sabato e buon appetito a tutti. Vi voglio tutti bene. Ciao.